è il primo Natale da sindaco che trascorre, ed è il primo Natale che tutta l'amministrazione comunale che rappresento ricopre la carica appunto che abbiamo costruito. E quindi è un dicembre di prime volte, un dicembre di prime volte a tante cene, a tanti concerti, a tante manifestazioni, e quindi essendo dicembre appunto bisogna tirare un po' le conclusioni dell'anno che c'è stato. Evidentemente questa non è la sede per tirare le conclusioni dell'amministrazione fatta in questi 7 mesi, e non mi permetto nemmeno di tirare le conclusioni che dell'anno passato da parte del gruppo musicale, ma in qualità di pessimo sassofonista in aspettativa, di amico e stimatore del gruppo musicale, credo che devo spendere 2 parole in merito al significato che questo concerto ha per il comune di Costalozzino e in merito al significato che il gruppo musicale di Costalozzino è riuscito a portare in questo concerto. È la manifestazione annuale dove ci sono più persone presenti, penso che abbiamo sfondato quasi 600, e credo senza dubbio che nel lavoro fatto dal gruppo musicale di Costalozzino in tanti anni, questo concerto del 26 dicembre sia diventato un appuntamento importante. Un appuntamento importante è una manifestazione che esalta uno spirito di comunità costavolpinese che in queste manifestazioni viene particolarmente sentito. L'impegno mio e dell'amministrazione comunale che rappresenta è quella di quantomeno moltiplicare questo tipo di manifestazioni, cioè in queste manifestazioni credo che ognuno di noi si senta orgoglioso di essere costavolpinese, e vedo dei libri qui che sono abbastanza freschi. Qualche autore stimato ha definito Costalozzino l'insieme delle 7 sorelle. Noi siamo un gruppo particolare, ci sono 7 frazioni e tutte queste frazioni fanno Costalozzino, fanno un paese ricco di risorse, di sogni, di aspettative e un paese vivo. E questa è una cosa che ho potuto appurare, se mai avessi avuto dei dubbi in questo dicembre. È un paese continuamente in fermento e credo che questo messaggio di unità comune, quindi di essere tutti costavolpinesi, sia un messaggio che il gruppo musicale di Costalozzino ha ben saputo portare avanti in questi anni di lavoro. Concludo con gli auguri, perché dei musicisti stanchi sono molto pericolosi. Comunque anche se sono stanchi chiedergli pure il disco e a Natale lo considerano sicuramente. Porto a tutti voi, a nome mio dell'amministrazione comunale che rappresenta, i migliori auguri di buon Natale e di felice anno nuovo, ma dal mio più profondo del cuore, di Mauro Morelli, prima che di sindaco di Costalozzino, vi invito a estendere questi auguri alle persone che non sono qui presenti, alle persone che sono a casa, in particolar modo gli anziani che abbiamo incontrato nel giro alla vigilia di Natale, al pensionato Contessi. Abbiamo capito molte cose e una comunità è tanto più importante quanto sa aiutare le persone in difficoltà, o buona parte degli anziani sono in difficoltà, e sa trarre insegnamento da parte di buona parte degli anziani che possono ancora dare molto per il nostro comune. Grazie e buon Natale. Che si mettono sempre in prima linea e non si tirano mai indietro, il maestro della banda Junior Massimo Bergamini e il direttore del nostro musicale Paolo Berto e Giuseppe Massimelli. E a loro il presidente onorario Pietro Martinelli, al quale faremo dire 2 parole, vuole consegnare un piccolo omaggio letterario.
ringraziando naturalmente i tre maestri, il presidente Mauro, il corpo musicale, quanto sanno fare. Ormai siamo come soli, non abbiamo più gente che spicca di qua o di là, mentre sono, che fanno dei piacere molto importanti. Poi vedete che i due maestri lavorano normalmente. Infatti quando arrivano a fare un concerto non è sempre la medesima musica, ma cambiano volontariamente. E l'importante è questo, che sono due maestri che vanno d'accordo. Se nel nostro paese tutti fossero d'accordo con loro, potremmo meglio con tutti. Grazie. La parola ora al nuovo presidente del corpo musicale di Costa Volpino, Mauro Zebra. Buonasera a tutti. La prima cosa che dico è che sono contento di essere presidente del corpo musicale di Costa Volpino. Sono contento perché l'amico Piero me l'ha consegnato bello forte, è veramente una macchina da guerra. Parte ringraziamenti stasera, a parte mia, ci vorrà tutta notte, quindi cerco di stringere al massimo. Allora abbiamo fatto un anno strepitoso, partendo poi, passando da questo giovane concorso che per noi è diventato una manifestazione a livello nazionale, conosciuta come dicevano le presentatrici, ma abbiamo lavorato in più di 100 persone, abbiamo accolto 3.000 persone, abbiamo riempito parecchi alberghi, insomma abbiamo fatto un po' di tutto in questi 2-3 giorni e è stato un successo veramente. Quindi veramente ringraziamento e corale a tutta questa squadra perché sono veramente fantastici. Ecco, voglio ringraziare, presentatrice ha parlato di un consiglio giovane, cominciamo a guardarli in faccia perché sono forti, li facciamo alzare, Nicola Bertoni, Alessandro Cerchi, Stefano Patroni, Flavio Amigetti, e chiudo lo chiedo la voce Sicilia. Ecco, si sono messi subito a lavorare e la cosa bella è stata che i consiglieri uscenti che hanno sottoposto generosamente a questa gente hanno continuato a aiutarli, quindi voglio fare solo un nome per tutti perché non buttiamo via niente, teniamo tutti, per crescere la situazione teniamo anche quelli giusti. Facciamo alzare Fiorello. Fiorello è un'istituzione. Allora, con molto messaggio per la vostra musica. Ecco, dopo concludo, mi hanno detto, ma il segretario nuovo parla poco, meno male, perché c'è già il presidente che parla. Però vi dico io che lavoro tanto, già come quadrupi. Ecco, quindi tra 5 giorni è finito l'anno, siamo già pronti per un nuovo anno, Peppe ha già in mente un sacco di progetti, tra cui un concerto sulle fiabe, abbiamo in cantiere un concerto che parlerà della vita di Don Gnocchi, con dei video, insomma abbiamo in mente tante cose che adesso man mano, riposiamo una settimana o due, poi ripartiamo. Ma la cosa importante che abbiamo deciso in questi mesi è partecipare a nostra volta ad un concorso qualche anno che non lo facciamo, la Junior tantissimi anni che non lo più, la Junior è carica, la fa paura, andremo a Fiuggi sono già preoccupati, dico solo questo, arriva Costa Volpino a un concorso nazionale e a Fiuggi sono preoccupati. Ho chiesto una cosa ai ragazzi una sera che stavamo provando alla Junior, gli ho detto chi alzi la mano chi vuole arrivare terzo, nessuno, secondo neanche, quindi vi aspetto il 2 giugno che vi diremo come è andata.
Quindi buon anno a tutti, buon Natale a tutti, alla prossima presentazione.